Proseguiamo quindi con i lavori consiliari e con il punto capitolato al numero 3 dell'ordine del giorno odierno, cioè interrogazioni, interpellanze e mozioni. Chi si prenota per le interrogazioni? Allora, Matera, Abbate, Aquilano e Nino. Prego, consigliere Matera. Mi raccomando la tempistica. Buonasera, saluto tutti. Mi fa piacere che sia arrivata l'assessore Quagliara, perché era proprio a lei che volevo rivolgere la mia interrogazione. In realtà è l'argomento, assessore, di cui abbiamo già fatto, sul quale abbiamo fatto due chiacchiere un po' di tempo fa. Adesso io però ho necessità di avere qualche risposta più concreta, più che io, sinceramente, più che me, la città e molti genitori che sono in ansia per la questione lavori al Tommasone, perché è notizia oramai, insomma, certa, diffusa, che i lavori partiranno a settembre e sono lavori di... Adesso magari dopo mi rispondi, io vi dico quali sono le perplessità. Lavori di consolidamento strutturale, per cui presumibilmente lavori che non dureranno un mese o due, addirittura si parla di un anno e anche di più. La preoccupazione dei genitori e delle famiglie è proprio questa, che come l'amministrazione intende gestire questa situazione, che comunque sarà emergenziale, quali determinazioni avete assunto, perché le voci in giro sono molto varie, si parla di turni pomeridiani ed è una cosa chiaramente che le famiglie vogliono sapere per organizzarsi la vita, si parla di altre sedi, di altri locali oppure di apertura alternata di alcuni piani o settori della scuola. Se ci sono novità io le chiedo cortesemente di riferirle più che a me alla città. Grazie. Grazie consigliere Matera. Prego consigliere Abbate. Intende rispondere in questa seduta? No, come prendete il cielo? Prego. Grazie. Allora, ero fatto tardi perché ero in riunione per il Tommasone. Allora, i lavori da realizzare hanno come cronoprogramma 12 mesi di durata e i progetti furono presentati su diversi posizionamenti, sia in chiusure orizzontali che verticali. Si è paventato con il direttore dei lavori di prevedere una chiusura in orizzontale della scuola in modo da non fare spostamenti e domani mattina avrò appuntamento anche con la preside e con la ditta, quindi a breve daremo tutte le indicazioni del caso. Si sono paventate anche altre possibilità, cioè quelle di poter andare all'esterno, ma mantenendo comunque, non smembrando la scuola, perché comunque la scuola Tommasone è una scuola molto grande, all'interno circa tre sezioni, che non sbaglio, comunque sono più di 20 aule di bambini, quindi è stato un po' difficile cercare una soluzione che non creasse soprattutto permettetemi il termine, danni e alle famiglie che hanno magari più bambini da portare a scuola e i bambini stessi che comunque sono bambini delle scuole elementari, quindi si stanno affacciando per la prima volta alla scuola. Io penso un bambino di 6 anni farlo andare di pomeriggio a scuola è una cosa poco realizzabile, anche perché magari sono bambini che sono abituati a fare il pisolino, non entriamo nel dettaglio. Quindi comunque questa possibilità di fare i turni noi l'abbiamo scartata subito. Ripeto, la possibilità, il progetto così come è stato presentato anche con chiusure verticali della scuola, quindi lavorando per stralci le diverse ali, che voi sapete che è un ferro di cavallo, conosciamo tutti il Tommasone, quindi lavorarlo per ali separate. Penso sia quella più fattibile, però delle risposte certe alla cittadinanza, io mi sento quotidianamente con la Chieti e appena avremo una soluzione condivisa da tutti gli attori del caso, cercheremo di convocare sicuramente i rappresentanti dei genitori e poi i genitori che comunque erano partecipare a questa riunione. Grazie, assessore, prego per la replica. No,
la decisione e comunque le determinazioni che intenderete assumere, è importante che la gente le sappia, anche perché nel frattempo si è verificata una fuga di iscrizioni verso l'altro istituto, perché ovviamente nel panico, nell'indecisione, nella confusione di notizie, le famiglie preferiscono andare in un'altra scuola. E questa cosa è triste, no? È un peccato anche per la scuola stessa, perché è una scuola che i miei stessi figli stanno frequentando, ed è una scuola di tutto rispetto, e soprattutto, ecco, ci tenevo a dire questo, mi è sfuggito prima in premessa: se una scuola viene messa a posto, viene consolidata, viene dato un nuovo splendore a una scuola, la città deve sempre essere felice e deve pagare chiaramente un sacrificio, questo lo diamo per scontato. Però in questo momento, siccome siamo già praticamente a luglio e non ci sono notizie, le famiglie sono un po' in allarme. Se posso, assessore, volevo sollecitare sempre a lei la risposta a quella interrogazione che feci sui lavori di Viale Castello, sulla questione delle barriere architettoniche, perché non ne ho ancora avuto. Grazie. Grazie consigliere Matera.